Salve a tutti da Titan89, ci troviamo in questo luogo. Esattamente siamo a... Scusate, ma ogni tanto mi sfugge il nome. Muro... Eh sì, muro. Siamo a Eleum Lois Congelata. Eleum Lois. Madonna, non so in che lingua lo ha appena detto. Penso che già così state cambiando video. Però... Allora... Cosa c'è da fare oggi? Non lo so esattamente, perché qua feci una toccata e fuga l'ultima volta e non so nemmeno se l'ho finita tutta, quindi... Anzi, sicuramente me ne andai un po' prima. Vediamo. Ah, qua c'è una boss fight, ragazzi. Se non ci riesco, ce ne andiamo subito, quindi la tento una volta solamente. Però la voglio tentare un po' come si deve, vediamo. Pa, pa, pa. Meno energia. Ok, ragazzi, proviamo. Non mi autoassicuro niente. Se fallisco, ci troviamo che non andiamo più qua, quindi andiamo all'altra parte. Ragazzi, tolgo l'audio poiché voglio sentire come si muove e l'animale contro cui stiamo andando incontro, quindi tolgo l'audio e non parlo. Ragazzi, siamo tornati qua, come avete potuto vedere, e non voglio più proseguire per la strada di sinistra, ma siamo andati a destra. Questi mi ricordano molto Final Fantasy XIII, non so se avete presente le robe in cui ci si può trasformare. Oddio, no, no, Final Fantasy XIII per me è stata talmente una schifezza che non mi ricordo nemmeno come si chiamano. I Sith? Può essere? E la cosa simpatica è che ho giocato al 13, al 13.2 e al Lightning Returns, quindi cioè ancora più deplorevole. Come mannaia a rischio? Ma scherziamo? Che mo l'ho messa?
proseguiamo un attimo così. Ah, cavolo! Mi ha contato le fiaschette di prima. Quindi in pratica sto post. Sto giocando, diciamo, post boss. Boss fight. In cui ho usato l'osso del ritorno per riprendermi le anime. Bene. Messaggio? Come messaggio? Prova sventurato. Cani? Oh, ma io riesco sempre a farmi colpire da questi cani, eh? Di qualsiasi razza o meticci, qualsiasi cosa. Qua sta di porta segreta, ma non c'è niente, no? Assolutamente nulla, 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 nulla. Ok. Lancio alata più 7. Vabbè. Ragazzi, non si vede niente. Tranquilli, non è il video fatto male. Vabbè, sì, anche il video fatto male, però è anche il fatto che è un posto impervio. Non è che con la torcia vedo meglio? Non mi ricordo. Andiamo. Penso di aver visto bene, però giusto per essere un pirla. Ah. Ok. Non me lo ricordavo. Forse perché non ho mai tentato di accendere la torcia mentre c'era la neve. E qui si può passare? No, eh. Chissà che fanno sti cosi, ragazzi. Non li ho mai visti fare qualcosa. E qua sopra, con un bel salto piazzato. No. Nano richiesto più avanti. Come nano. E i lancieri pure. No, 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 no. Aspettate. No, 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 no. Allora, per non sprecare le fiaschette, sto rischiando. Poi sono anche un bel team. Uno ti lancia da lontano, uno riesce a prenderti da lontano e uno viene a fare il damage. No. Ok. Dai, dai, uno è morto. Ok. Due morti. Ho rimesso qua l'anello, no? Sì. Ehi, e tu? Ah, li senti i colpi allora? No. Aspetta. Un'altra pietruzza. Ragazzi, stiamo proprio sputtanando le pietre che avevamo. Che peraltro no, non riesco nemmeno a leggere quante sono, perché lo schermo bianco ha 89, credo. Ok. Comunque la zona che è particolarmente nevosa mi quasi impedisce una corretta visuale. Qua non c'è niente? No. Oh. 1, 2, 3 e 4. Vabbè, un'altra, tanto ragazzi, ormai sto buttando. No, 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 no. Ok, con R2 è un po' li placo, quindi se faccio R2 si fermano. Vabbè, non ho la controprova perché sono morti, però dovrebbe essere come dico io. E qui cosa c'è? Oddio, ci vedo. Ci vedo. No, un rapper ci vedo, altro che un rapper silenzio. Ah. Ok. Cercato di nuovo, cercato di nuovo. No, ragazzi, comunque questa cosa è cattiva, perché non è divertente, è proprio cattiva come cosa. Che non ti fanno vedere. Non qui. Beh, giustamente. Madonna, ragazzi.
Questo posto lo odio, non si vede niente, non si vede. E qui? Allora, potremmo salire o proseguire, quindi. Ragazzi, vi ripeto, di questo posto non ho tanta conoscenza perché non me lo sono spazzolato bene come altri posti, eh. Però mi informerò affinché io non dimentichi niente. Se dovesse succedere, ragazzi, ovviamente mandatemi un messaggio e vedo di recuperare il recuperabile. Allora, no, qui niente. Comunque è un bruttissimo posto. Olè. Cioè, perché non farlo così? È più bello. Cioè, ci vedo. No! A vuoto. No, il ca- tutto tranne il cane, eh. No, no, mo muoio, mo muoio. Ok. Perché ho tolto la... Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Cane. Mi dovevi per forza colpire, perché se no non eri soddisfatto. Dai, 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 dai. Ok, fatta. Sì, ma che fatica, ragazzi, fare una cosa semplice come questo giretto qua sopra. Anima di non morto perduto. Ma io c'ho un paio di anime qua. No. Questa luce è calda e confortante, sembra la luce di un falò, mentre è una semplice lucetta. Vediamo se L2 funziona come deve. Come secondo anello del drago. Vai, direi. Tac. Tac. Oddio, le sto finendo un po', eh. Ma se io tipo accendo la torcia qua, esco fuori e si... e boom, cioè. E tu? E tu? Ragazzi, vi giuro, non ricordo cosa facciano questi, perché più o meno li ho sempre visti e quindi li ho sempre uccisi. Cioè, non so se facciano male. Forse dovrei farmi colpire apposta per vedere. Mi sto proprio ricordando cosa facciano. Ok. Quindi qua non c'è niente che ci interessi. Sotto peraltro c'è un'altra porta da visitare. Qua la semplice è caduta. Quindi possiamo tranquillamente salire. Ogni tanto, ragazzi. Ah, proprio appena. Tac. Freddo. Uno, due, tre. 4, 5. Spegni la visuale più avanti, ma non ti fermare. Ok. Ah. Qui c'è un'indicazione. Giù, quindi oggetto più avanti. Beh, sì, ci stava, eh. Ci stava. Porta fortuna del monastero. Ah, questo qua, ragazzi, ci facciamo attaccare da questi? Giusto per capire. Che non rammendo proprio cosa facciano. Quindi da qua ho fatto. E siamo tornati all'inizio, diciamo. Ok. Precedentemente siamo andati da qua. Però se non sbaglio c'è anche un'altra strada qui sopra, fatemi controllare, ragazzi. Purtroppo questi video da adesso in poi saranno un po' così, in esplorazione più accurata rispetto ai miei precedenti, che vado sempre in un punto preciso. Anche qua
C'è qualcosa. E te? Ok. Questa non l'abbiamo aperta, ma penso che porterà sempre l'esterno, quindi non ce ne frega niente. Ah no. Posto nuovo. Ehi. Vabbè, c'è il GPS, ragazzi. Cioè, assurdi. I colpi seguono la mia persona. Ah, almeno questo colpo non segue. Vediamo che cosa fai, va. Voglio farmi colpire da quel tizio. Io non l'ho visto. Io non l'ho visto. Io non l'ho visto. E qui? Ah, è il tizio seduto che non mi segue, non fa niente. No, qui non c'è assolutamente nulla, nulla, nulla. Comunque, ammazziamo un attimo il tizio seduto qua, perché... voglio farmi colpire, ragazzi. Cioè, ormai l'ho presa a mo' di sfida, quindi deve colpirmi tu, ragazzino. No, eh? Cioè... Vai. Ah, ma poverini non fanno niente. Ma sono delle povere anime. Con un coltello in mano, però. I... falò. Falò. Olè. Urrà per alleato e per felicità. Prova piromanzia. Porta più avanti. Sto posto però sapeva di porte, eh? Cioè, potevamo farci una porticina qui da qualche parte. Sarebbe stata carina. Va bene, ci siamo ripristinati. Finalmente forse posso usare qualche fiaschetta. Allora, l'unica cosa brutta di usare un falò è che si ripristinano i mostri. E purtroppo, grazie alla mia memoria, io tendo a dimenticarmi delle parti dove, da cui diciamo, sono già passato. Oh. Qua non mi sembra di essere proprio mai passato. E tu? No, no, assolutamente no. Questa è zona inesplorata ancora, ragazzi, per noi. Ah, comunque, ragazzi, questo anello qua, secondo l'anello del drago, comunque gli anelli del drago in sé sono sconsigliabili. Credo che comunque sono altamente sconsigliabili, dato il tasso di degradazione molto alto. Quindi attenti a sceglierli, diciamo. Ma sti poracci qua che li sto attaccando in questa maniera. Oh. Con chi ce l'avevi te? Dove mi sta colpendo? Ah, ok. E lì sopra come si andava? Ma tipo scalare? No, eh? Non ce la fai. Si va da lì sopra, quindi potrei trovare un posticino qui per andarci. Masso? Che masso? Vabbè. Per ora ne faremo a meno, ragazzi. Non ci muoio. Vabbè, questo è fatto. Tutti ragazzi, che conclude l'episodio qua, vi sfido a ritrovare la posizione al prossimo episodio, eh? Anzi, mi sfido a me a trovare dove io sia al prossimo episodio. Tac. Prova a destra. Sfortuna più avanti. Tesoro più avanti. In breve prova a sinistra. Anello più avanti, quindi prova a sinistra. Anello del vincolato. Proprio in perdita sta zona, ragazzi.
Comunque, ok. Mi dispiace uccidervi, ma boh. Mi siete anche simpatici. Danza dell'oscurità. Ragazzi, io direi che questo video lo facciamo finire qua. Spero che sia abbastanza preciso. I posti li stiamo esplorando tutti. Tutt'al più spero di non essermi dimenticato, diciamo, non aver ancora trovato muri invisibili. Mi informerò in giro tramite qualche sito. Gli inglesi sono peraltro miracolosi. E vediamo un po' come poter, diciamo, come poter trovare quelle che eventualmente ho perso, perché sinceramente non lo so se ne ho persa qualcuna. Se l'ho persa la recuperiamo, non c'è problema. Quindi per questo video è tutto, un saluto da Titan89 e al prossimo video.